Grande successo di partecipanti quest'oggi a Bordighera per la 27esima edizione della giornata del Fai di Primavera in un itinerario nella città delle Palme dal titolo Bordighera, storia e incroci di civiltà, arte, cultura, natura e devozione. Nel corso della mattinata c'è stato anche il tempo per l'inaugurazione del nuovo accesso al Museo Bicknell, un varco importante per salvaguardare una pianta secolare attigua e per rendere ancora più bello l'ingresso al museo con una suggestiva illuminazione per gli eventi serali, come confermatoci dal sindaco di Bordighera, Vittorio Ingenito. Sì, questo è stato un grandissimo lavoro necessario per l'accesso al Museo Bicknell. Questo è uno dei punti di partenza per lo sviluppo del turismo culturale di Bordighera insieme alla Villa della Regina. Noi oggi ricordiamo naturalmente qui una delle più illustri ed eclettiche personalità che abbia vissuto a Bordighera e siamo davvero lieti di poter far partire proprio da qua questo percorso della nostra amministrazione per promuovere un turismo culturale davvero importante. Quest'anno il FAI ha evidenziato le peculiarità, le bellezze di Bordighera, tra l'altro poco dopo la presentazione del brand, insomma un'unione di cose davvero particolare e importante. Sì, è come dicevo prima il punto di partenza per poter promuovere Bordighera in maniera davvero diversa rispetto al passato. Il brand era indispensabile, il FAI ha scelto Bordighera, ne siamo davvero orgogliosi e poi ci sono tutte le iniziative sulle quali siamo impegnati con grande attenzione a partire dall'evento di Monet, Porquedu, Agorà e tante altre mostre di pittori locali che vedremo entro la fine di quest'anno. Pochi giorni dall'inizio della primavera, anche se oggi sembra più estate, state già pensando all'estate vera e propria, come si prospetta sul piano turistico secondo voi? Investimenti importantissimi, molto più alti rispetto al passato, grazie anche all'introduzione dell'imposta di soggiorno. Un calendario che a breve verrà presentato con tante novità e la conferma delle rassegne che hanno avuto successo nel passato. Come detto quest'oggi, grande successo di partecipazione nei luoghi FAI a Bordighera e ce lo conferma il delegato provinciale del FAI, Maria Carmen Lanteri. Ma un successo enorme, sarà il sole, sarà il caldo, la giornata meravigliosa. Non riusciamo a contenere le persone. Devo dire che a Villa Garnier c'è un'affluenza, forse anche di Bordigotti, perché è un'occasione di vederla, ma anche qui al Bicknell, come lei sta vedendo, e stiamo gestendo i gruppi con i nostri volontari che raccontano un po' la storia di Bicknell, del museo, della mostra che c'è dentro, ma anche Villa Etelinda che è qui a due passi, aperta per l'occasione, è quasi sempre chiusa in questo momento. E poi la parrocchiale dove Don Luca ha allestito in sacrestia la mostra degli argenti e dove si potrà visitare anche una cosa un po' singolare che è l'organo. La visita dell'organo consiste ad andare dietro l'organo e vedere la pancia dell'organo. Quindi le persone sono molto curiose, devo dire che questo FAI attira tantissimo. Siamo proprio felici, contenti. Ogni anno un grande successo, anche la promozione televisiva sta facendo effetto per salvaguardare, migliorare quanto si può il nostro patrimonio. Sì, il nostro scopo, come voi sapete, non è solo raccolta fondi per mantenere e restaurare i beni del FAI, ma anche quello di far conoscere al popolo italiano, e oggi così numeroso, far conoscere le bellezze dell'Italia, della natura, dei luoghi, della cultura, in modo che amandolo poi possano anche voler tutelarlo e diventino essi stessi cittadini attivi. Abbiamo promosso ormai da 2 o 3 edizioni di giornate FAI di primavera o di autunno l'iniziativa di una passeggiata turistica, la chiamiamo così, lungo il territorio. In questo caso a Bordighera partiamo dal centro storico e andiamo lungo il Beodon nel Vallone del Sasso e arriviamo a Sasso, dove la Proloco per l'occasione di festa darà un benvenuto agli escursionisti, tra virgolette, che sono accompagnate dalle nostre guide ufficiali. Credo che sia una bella opportunità ancora anche questa per conoscere la natura e il territorio. Aggiungo che a Bordighera parleremo, oltre che di Garnier, di Bicknell, parleremo anche di Sant'Ampelio. Chi è Sant'Ampelio? È il patrono di Bordighera, ma è quel personaggio che è venuto dal mare, venuto dall'Egitto, si dice per la leggenda che abbia portato i semi delle palme e questo quindi ha portato a contribuire quella modifica anche del nostro paesaggio. Quindi tutto questo rientra nel titolo della giornata che noi abbiamo voluto dare, cioè Bordighera, storia e incroci di culture, quindi Bicknell, Garnier e perché no anche Santa Maria Maddalena e la parrocchiale e Sant'Ampelio.